Mantezzella immagino dispiace, insomma, un quarto d'ora alla fine un doppio vantaggio e poi vedersi riprendere così resta l'amaro in bocca. Sì, dispiace perdere due punti perché c'era tutto per prendere la prima vittoria della stagione. L'ultima giocata ci ha pensato una palla inattiva, ma penso che la squadra ha fatto quella partita che si è preparato in settimana, abbiamo saputo soffrire, loro sono una squadra forte, ma bueno, bisogna ora guardare avanti, pensare a quelle cose che ci hanno penalizzato e migliorare perché mercoledì abbiamo un'altra battaglia. Senti German, può diventare un po' però un assillo della ricerca della vittoria, anche per lavorare mi dà un po' fastidio il fatto che sì, continui a sfuggirvi la vittoria ancora? È sempre meglio vincere, tutti vogliamo vincere, da sicuro che a quattro partite all'inizio non siamo riusciti, ma abbiamo fatto della vera prestazione che è su quello che dobbiamo insistere perché prima o poi arriverà, ma come ti diceva lo primo è la lucidità nella testa per sapere quella cosa che ci hanno fatto bene, le cose che ci hanno penalizzato e non ci hanno permesso di prendere la vittoria. Ecco, nell'ultimo quarto d'ora quindi è un problema di testa perché poi avevate condotto bene la gara anche difensivamente e non avevate concesso praticamente niente. Perché testa? No, nel senso di lucidità, hai detto lucidità, quindi... No, è normale che 2-0 giocando fuori casa l'altra squadra viene a provare a fare il risultato. Loro non ci hanno calciato in porta in tutta la partita fino al primo gol che hanno fatto. Allora dopo con tutta la gente buttata dentro d'aria il gol arriva su una palla inattiva, un calcio dal limite. Non so se è di testa o questa cosa, sennò sono situazioni particolari che bisogna sistemare. Però avete giocato contro le prime tre del campionato, dello scorso campionato, e di fatto avete giocato sempre alla pari. Questo è già un'indicazione positiva da portare a casa, al di là della rabbia chiaramente per il finale di oggi. Sì, sappiamo che abbiamo affrontato delle squadre forti, come ti hai detto, 3 di 4 hanno finito l'anno scorso nella prima posizione in classifica. Ma oggi ci siamo con quella sensazione che potevamo vincere la partita scorsa, potevamo vincere oggi, non basta così perché quando si gioca di quella maniera bisogna portare 3 punti a casa. Ultimo. Senti Germán, quanto è stato difficile giocare dopo un'ammonizione, dopo 30 secondi, marcare Zapata con il rischio di un secondo giallo? Non è semplice perché al modo che giochiamo noi ce ne tanti duelli, tanto uno contro uno e uno bisogna essere attento perché praticamente sono iniziata la partita già ammonito, allora sempre al massimo ma con questa cosa nella testa perché non è semplice, come sappiamo loro hanno degli attaccanti forti, veloci, anche con molta tecnica, bisogna stare attento.